Ciao, io sono Manica. E io sono Dario. Io sono un'infermiera che è dipendente che lavora presso un'azienda. E io invece sono un infermiere libero professionista che lavora anche in un'azienda industriale. Il nostro paziente fondamentalmente è colui che durante il turno di lavoro subisce un infortunio. Quindi di conseguenza noi siamo lì per il primo soccorso. E inoltre, data l'emergenza coronavirus, ci occupiamo anche di garantire l'accesso in sicurezza di tutti i dipendenti e i fornitori, quindi rilevando la temperatura e con dei percorsi ad hoc per isolare eventuali sospetti. Il pro del nostro lavoro è quello di essere proprio lì in prima linea nel momento in cui succede un infortunio, e soprattutto perché noi abbiamo la possibilità di avere con noi una dottoressa, quindi una dottoressa del lavoro, soltanto 3 volte a settimana, quindi veramente siamo lì in prima linea nel momento in cui succede un infortunio. Mentre uno dei contro è sicuramente che si tratta comunque di una medicina di attesa, nel senso che siamo a disposizione, però chiaramente siamo pronti, manteniamo le strutture, i materiali, le tecnologie in infermeria, però siamo pronti per intervenire, ma non abbiamo un approccio immediato, diretto e costante con i pazienti. Inoltre volevo salutare tutti i nostri colleghi e futuri colleghi. E volevamo ricordarvi che siamo a vostra disposizione per eventuali domande, dubbi o chiarimenti. Ciao! Se ti interessano i temi che affrontiamo, lasciaci un like, iscriviti al canale ed attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato.